Ciao a tutti, lui è lui e lei Sofì, e insieme siamo il Me Contro Te. Come potete vedere non siamo a casa nostra, ma ci troviamo in un laboratorio di pasticceria di dolci, ma in particolare di cioccolato. Sì, guardate qui, venite con me. Ci sono le cascate di cioccolato. È bellissimo questo posto. Sì, ma non è un laboratorio a caso. Siamo nel laboratorio di dolci più importante del mondo. Ma non vi abbiamo ancora detto perché ci troviamo qui. Bene, essendo che sta per arrivare Pasqua, abbiamo pensato di realizzare un uovo di Pasqua gigante. Super particolare. Però, come voi già starete pensando, noi non sappiamo fare un bel niente in cucina. Ed è per questo che abbiamo qui con noi oggi il re del cioccolato, Ernest Knam. Eccomi. Ciao a tutti. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Sono io. Vieni via. Sto succedendo? Aiuto. Eccomi. Eccomi. Buongiorno. Caro a lui. Dottore. Ciao Sofì. Piacere. Piacere. È davvero un onore essere qui. Noi siamo i suoi allievi oggi. Sì. Vogliamo imparare a fare le uova di cioccolato e insegnarle a tutte il Tintrote. Sì. Quanto grande? Si può fare grande come Sofì? Non abbiamo abbastanza cioccolato. Ah, okay, ok, va bene, allora va bene anche così. Okay, okay. Sapete quanti tipi di cioccolato esistono? Cioccolato fondente, al latte e bianco. Bianco non è cioccolato. Come no? Non c'è mazza di cacao, e quello è bianco, se no serve marrone. Giusto. È giusto. Ci hanno sempre imbrogliato. Ma si mette dentro la vaniglia, per cui è molto buono. Ah sì, buonissimo. Sì. Ma voi volete fare un uovo fondente, spero, perché il vero cioccolato per me è fondente. Sì, certo. Va bene. Allora, come si fa un uovo? Vedete la gallina? Noi abbiamo la gallina di cioccolato, quindi servirebbe un... Aspetta, magari esiste la gallina di cioccolato? Certo, lo facciamo anche noi. Marco, abbiamo una gallina di cioccolato? Marco? Eccola! Il gallo o gallina, Marco? Gallina. Ecco la nostra gallina. Ma è una vera gallina! È una gallina cioccolato, di cioccolato. Cioccolato bianco. È bellissima. E dove l'ha allevata? In un pollaio di Noi abbiamo il nostro pollaio qui fuori. C'è un piccolo giardinetto. Allora, per fare un uovo serve il cioccolato fondente. Poi servono le chiappe. Cosa servono? Scusi. Le chiappe. Le chiappe? Questa è una mezza chiappa. Capisco, le chiappe. Le chiappe, perché porta fortuna. E si fanno due metà. Ok, e poi si uniscono. E poi si uniscono. Allora, noi abbiamo messo due possibilità. Sì. O versiamo dentro e facciamo così. Quando abbiamo lo spessore giusto, svuotiamo. Così. Così, così. Allora, facciamo? Sì. Sì. Accendo la macchina? Sì. L'accendiamo. Accendi la macchina. Allora, ci siamo. Sì. Dietro le mani. Che io ho paura che la tua bellissima felpa si sporca leggermente di cioccolato fondente. Prendi la chiappa. Questa, la vieni chiappa. Con me. Giusto, questa. Cioccolato fondente 70% Perù. Un profumo pazzesco. Riempiamo un contenitore. Dovresti fare un salto dentro. Sì. Dovrei nuotare dentro. Tienilo forte. Sì. Io verso. Wow! Ma non si può riempire tutto di cioccolato? Non so se la tieni poi, penso tanti chili se tieni. Già si sente, è abbastanza allora, pesante. Adesso il lavoro più difficile dovete farlo in due. Sofì, tieni una parte. Ok. Tu tieni l'altra. Sì. Adesso dovete girarlo fino a bordo, così. E poi girare tutto intorno. Aiuto, ma è difficilissimo. Anche lui? Di là. Tutto dritto. Piano. Aiuto. Ok. Di qua, vai così. 5 minuti, 5 minuti così. 5 minuti? Certo. Ma io già sono stanco. Di qua, da quel lato so. Piano, stavo chiedendo di fuori. Sembra di guidare una macchina. Dobbiamo fare questo lato. Guarda qui, che precisione. Guarda. Attenzione. Ok. Ancora. Ancora? Sì, certo. Perché se è troppo sottile, quando lo tiriamo fuori si rompe. Giusto. Per cui deve avere lo spessore giusto. Sì. Allora intanto voi andate avanti 10 minuti e vado a bere un caffè. Ma come? Ma come, chef? Non ci può lasciare qui. Signor, va bene. Ok. Se n'è andato, possiamo fermarci. Lui è appena tornato. No, andate avanti. Oh. È sempre stato lì, non era andato via. Ma come? Ma io infatti dicevo... Io tengo sempre tutto sotto controllo, per cui fatelo bene. Sì, benissimo. No, ma fino ai bordi, eh. Ok, sì, ok. Il bordo è importante, deve rimanere spesso. Sì, il bordo. Sì, il bordo. 2 hours later. Forse stiamo per finire.
Ci siamo. Manca l'ultimo punto. Adesso abbiamo un altro lavoro molto difficile. Dovete svuotare quello che è rimasto lì dentro, senza sporcare il tavolo, ovviamente. Prego. Mamma mia! Aiutami! Sarà un'impresa, allora io tengo questo. Sì, ok, vai, così vai, va bene. Vai, perfetto, okay. perfetto. Sono dentro nuovo. Adesso con un dito devi fare così. Aspetta. E devi leccarlo. Ah, è una regola. Vai. Ok, va bene, lo faccio, lo devo fare. È buonissimo. E adesso deve raffreddare 2 ore. Quando è cristallizzato bene, la tiriamo fuori. Bene. Okay. Il cioccolato si è raffreddato, quindi adesso possiamo andare... Non si dice raffreddato, cristallizzato. Sì, facciamo sempre queste figure, cristallizzato. Stavo appunto dicendo. E adesso andiamo a vedere il risultato finale. Non un po' finale, vediamo se la nostra mezza chiappa è pronta. Ecco. Questo nome è sempre strano. Marco, portami la chiappa, vediamo. Ecco. Wow! Vedi che si è staccato anche dai bordi? Sì. Perché il cioccolato quando cristallizza si restringe leggermente. Si fa un po' così. Io tiro fuori la chiappa e voi togliete lo stampo. Ok. Ecco. E abbiamo mezza chiappa. Wow! Ma è fantastica! Gira! Sembra una barchetta! Ok ragazzi, ci siamo, ha detto di mettere i guanti. Questo significa che probabilmente ci stiamo per sporcare. No, per decorare. Per decorare volevo dire. Ed ecco qui le nostre chiappe. Sì. E i miei 2 super cioccolatieri hanno fatto 2 super chiappe. Ok. E le dobbiamo unire. Dobbiamo unire e mettere dentro la sorpresa. Cosa pensate se mettiamo la gallina dentro? Perché è nato prima l'uovo, la gallina, non ci sa, è un dilemma, quindi. Domanda, come si chiude un uovo? Se lo sapevo non ero qui, caro dottore. Con la colla. Ma colla cioccolato. Esiste una colla cioccolato? Certo, perché questa è una colla. Tirami questa piastra. Abbiamo una piastra calda. Toccate. Ah! Bollente! E cosa facciamo? Scaldiamo i bordi. Wow, già si sta sciogliendo! Io faccio uno, voi fate l'altro, non rompendolo. Ecco. Ho paura di romperlo. Lo faccio io? Sì, grazie. Anche l'altro. O rischieremo di mettere le uova al contrario. Una dentro l'altra. Così, si scalda. Mettiamo dentro la nostra gallina. Sì. E chiudiamo il uovo. Che meraviglia! Marco, mi hai ghiaccio spray? E poi abbiamo uno spray miracoloso. Ghiaccio spray. Ghiaccio spray? Ah! È freddissimo! E... aiutiamo il cioccolato di cristallizzare più veloce. Dove adesso qua in... bravissima. Così in 5 minuti questo uovo è chiuso. E quindi con questo spray deodorante. Quindi abbiamo finito, l'uovo è pronto. Adesso vedi, l'uovo pronto. Adesso aspettiamo, poi lo mettiamo in piedi e lo decoriamo. Ok. Che meraviglia, ci siamo quasi. Facile, no? Sì, facilissimo. Marco, lanciamelo. Bello. Questa è la nostra base, ovviamente pink. Yes. Per Sofì. Sì, super rosa. L'uovo non si apre. Ecco, e sta in piedi. Wow. Allora, uovo pronto, colori pronti. Sì. E adesso collochiamo. Prendiamo il guanto e collochiamo. Wow! Che tecnica! Ovviamente fate attenzione che il burro di cacao rimane sull'uovo e non sul muro. Ok. Io faccio il rosa, vai! Ci sono! Quindi tu giri e io vado a collochiare. 3, vai, 2, vai. 1, pam! Wow, sei bravissima! Aspiaro, stai sporcando tutto! Sull'uovo! Sull'uovo, sì! Brava! Wow! Ti piace? Ci sto riuscendo, sì, è bellissimo! Mi sento un artista! Velocità? Lui, vai con il giallo, vado, vai! Vado! Mamma mia! Oh. Dopo rimani a pulire, eh! Ok, che impazzito! Intanto abbiamo preparato anche la scritta. Si prende la lettera, ovviamente tutto cioccolato, sì, bianco. Si mette il cioccolato, un po' di fondente. L'attacchiamo. Ghiaccio spray.
Fede, come una colla. Allora, io adesso vi do le lettere con cioccolato e voi attaccate dove le volete. Sì. Ok, ok, ok. Me? Vai, Sofì. Perché devo fare quello più difficile? Ho paura. Dai, non è più difficile, premi. O. N. Veloce, no? Sì, sì. Super. Il dito. È l'uovo di Pasqua più bello che abbiamo mai visto. Me contro te, Knam. Abbiamo ufficialmente realizzato un uovo di... Me contro Knam c'è scritto. Me abbiamo dimenticato. Perché non c'entrava te. Me contro Knam. Va bene lo stesso. Abbiamo realizzato un vero uovo di Pasqua. Grazie mille, è veramente stupendo. Sì. Esatto. Quindi rimanete connessi con noi per scoprire quando apriremo questo meraviglioso uovo. E se la gallina ci sarà ancora? Noi ringraziamo davvero il grandissimo chef Knam. Grazie mille. Grazie Sofì. E adesso mi raccomando, cliccate qui per iscrivervi al canale e cliccate sullo chef per vedere il video di ieri. Noi vi mandiamo un bacione. Baci cioccolatosi. Sì, baci cioccolatosi. Ciao. Ciao.